Allora ragazzi, se vi accomodate ricominciamo. Allora, adesso introduciamo un argomento nuovo che è il tipo puntatore. E abbiamo già visto qual è l'utilità di questo tipo di informazione quando abbiamo parlato del meccanismo di scambio di parametri tra programma chiamante e programma chiamato. Perché nel caso dello scambio per riferimento abbiamo capito che io nello stack non devo mettere il valore della variabile, ma devo mettere l'indirizzo di questa variabile. E poi attraverso questo indirizzo riesco a mettere le mani direttamente sulla variabile del programma chiamante. Però in memoria, invece di mettere un valore, metto un indirizzo. Allora mi serve un nuovo tipo di dato che sia in grado di conservare indirizzi e non valori. Questo tipo di dato è il tipo di dato puntatore. Allora, proviamo prima a definirlo e poi cerchiamo di capire, nell'ambito del linguaggio C++, noi come utilizziamo questo tipo di informazione. Allora, in generale possiamo dire che una variabile di tipo puntatore al tipo x contiene l'indirizzo di memoria di una variabile di tipo x. Allora, osservate che in questo caso noi abbiamo una variabile intera n, ma io sto definendo una nuova variabile che si chiama int asterisco p. Allora, questa variabile p è di questo nuovo tipo che si chiama int asterisco. Vedete, ha la stessa forma intera della variabile di tipo normale, ma qui però c'ha questo simboletto asterisco. Allora, come sempre, cerchiamo di capire, quando il nostro compilatore trova questa definizione, come usa, che cosa ne fa e come la conserva. Allora, quando io definisco int n, allora, il mio compilatore va in tabella dei simboli, dice la variabile n è di tipo intero, la metto in memoria, per esempio, all'indirizzo 1000. Questo significa che se vado in memoria all'indirizzo 1000, io trovo, nel caso di una variabile di tipo intero e nel caso del nostro compilatore, 4 byte associati a questa variabile di tipo intero. Però poi il mio compilatore trova int asterisco p. Allora, dice che la variabile p è di tipo int asterisco, la vado a mettere in memoria, dove? Per esempio all'indirizzo 2000. Allora vi faccio, e qua scrivo 2000. La prima domanda che ci poniamo è: ma quanti byte devo riservare qui dentro per conservare una variabile che al suo interno non memorizza un numero intero? Perché la variabile n qui dentro trova scritto un numero intero. Abbiamo detto che un numero intero scritto su n bit mi permette di memorizzare da meno 2 alla n meno 1 a 2 alla n più 1. Quindi se qua ci ho messo 4 byte, sono 32 bit, vado da meno 2 alla 31 a 2 alla 31 meno 1. E quindi so che qui dentro c'è scritto un numero intero. Ma questa variabile p è una variabile che è destinata a contenere al suo interno un indirizzo. Di quanti byte ho bisogno? Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci: ma dato che la variabile di tipo puntatore deve contenere un indirizzo, la domanda è: quanti bit mi servono per esprimere un indirizzo?
Questo dipende chiaramente dal sistema con il quale ho a che fare. Alcuni anni fa, quando c'erano i sistemi di generazione precedente, la memoria si presentava paginata e c'erano 32 bit per esprimere un indirizzo di memoria. Questo indirizzo lo si poteva esprimere con i 16 bit meno significativi che indicavano l'offset nella pagina e poi i 16 bit più significativi che indicavano una pagina. Quindi io potevo esprimere fino a 64.000 rotti pagine, dentro ogni pagina avevo gli indirizzi che andavano da 0 a 64.000 circa. All'epoca i puntatori in quei modelli di memoria si potevano definire come puntatori vicini o puntatori lontani. Se io dovevo esprimere un indirizzo dentro una pagina, mi bastavano 16 bit perché indicavo solo l'offset dentro la pagina. Se dovevo esprimere un indirizzo completo, diciamo in una pagina diversa, allora ho bisogno di tutte e 32 bit per esprimere la pagina più l'offset. Allora, nelle architetture moderne noi abbiamo che in base alla tipologia del compilatore possiamo riservare più o meno bit per conservare un indirizzo, ma la regola è devo poter avere una quantità di bit tale da poter esprimere un qualunque indirizzo in tutto lo spazio indirizzabile del mio sistema. Allora, facciamo l'ipotesi anche qua di avere indirizzi su 32 bit e quindi diciamo che in questo caso per memorizzare un indirizzo io ho bisogno di 4 byte, quindi vado qui dentro e riservo 4 byte a partire dall'indirizzo 2000. Ora, questa variabile p è una variabile che abbiamo detto essere particolare perché al suo interno non contiene un numero intero ma contiene l'indirizzo di una variabile, di un'area di memoria dove ci troverò un numero intero. Allora, la prima cosa che mi viene in mente da domandarvi è ma tutto sommato, dato che qui dentro ci sarà scritto un indirizzo, io qua in questi 4 byte ci scrivo per esempio l'indirizzo 1000 per fare in modo che questo puntatore punti a quest'area di memoria qua. Ma dato che qui dentro c'è scritto un indirizzo, a me che mi frega di specificare che questo punta a un intero? Se qua ci fosse un numero reale, questo sempre all'indirizzo 1000 comincerebbe questo numero reale. Quindi perché c'è bisogno di specificare qual è il tipo dell'oggetto puntato? Partiamo con questa prima riflessione che è fondamentale. Qua dentro sempre 1000 ci scrivo, mo all'indirizzo 1000, se c'è un numero intero, ho 4 byte che rappresentano un numero intero, se c'è un numero reale, avrò per esempio un double, avrò 8 byte che mi rappresentano questo numero reale. Ma qua dentro sempre 1000 ci sta scritto. Perché però è così importante specificare qual è il tipo dell'oggetto puntato? Perché quando sono arrivato in memoria all'indirizzo 1000, quanti byte mi prendo e che uso ne faccio? Allora, io scrivo int asterisco per dire, guarda, questo puntatore punterà ad una variabile di tipo intero, allora attraverso questo puntatore io posso arrivare in quest'area di memoria. Ma quando sono arrivati in quest'area di memoria, quanti byte prendo dipende dal tipo puntato e soprattutto che uso ne faccio di questi byte. Ragazzi, se sto puntando a un intero, questi saranno 4 byte che rappresentano un numero intero. Ma se qui c'è un numero di tipo float, che nel nostro compilatore anche è memorizzato su 4 byte, ma l'uso che ne faccio di questi byte è completamente diverso, perché un dato di tipo float, lo vedremo più avanti,
è memorizzato nel formato mantissa esponente. Quindi il significato che io do a quei bit è completamente diverso se qui c'è scritto un numero intero o qui c'è scritto un numero reale. Quindi per il tipo puntatore è sempre fondamentale specificare qual è il tipo dell'oggetto puntato. Allora, io qua scrivo int asterisco p intende e poi scrivo p uguale ampersand n. Questo è un nuovo operatore che stiamo incontrando oggi. Questo operatore mi dice, data una variabile, qual è il suo indirizzo di memoria. Allora, se questa è la situazione in tabella dei simboli, quando io scrivo int n, se scrivo ampersand n, questo operatore applicato a questa variabile, quale valore mi restituisce? Il valore 1000 che è scritto in tabella dei simboli. Quindi, quando io scrivo questo, il mio compilatore va in tabella dei simboli, inserisce il simbolo n e trova lo spazio in memoria. Questo lo mette in tabella dei simboli. Ma quando scrivo questo, l'operatore ampersand n significa va in memoria in tabella dei simboli, vedi qual è l'indirizzo di memoria associato alla variabile n, restituiscimi questo indirizzo di memoria. Qui scrivo p uguale ampersand n. Allora, questo operatore mi prende l'indirizzo n, mi prende questo indirizzo e questo valore numerico lo va a scrivere in memoria all'indirizzo della variabile p. Ragazzi, da questo momento in poi la variabile p e la variabile n, le variabili p e le variabili n sono legate attraverso questo operatore. Allora, dereferenziare il puntatore significa andare alla variabile puntata partendo dal suo puntatore. L'operazione si fa con l'operatore asterisco. Se io scrivo asterisco p uguale 75, qui che operazione faccio? Prendi il valore numerico 75, vallo a scrivere in memoria all'indirizzo puntato dal puntatore p. Ma qual è questo indirizzo? Va in memoria all'indirizzo 2000 dove c'è il puntatore. Prendi questo valore, va in memoria a questo indirizzo, qui dentro ci scrivi il valore 75. Quindi questo scrive 75 nella variabile n. Ragazzi, questo che sta scritto è assolutamente equivalente a scrivere n uguale 75. Se io qui scrivo n uguale 75, il mio compilatore va in memoria all'indirizzo della variabile n, vede qual è questo indirizzo, va in memoria qua e qui ci scrive 75. Se io ci arrivo tramite il puntatore, faccio due giri, vado in tabella dei simboli, prendo l'indirizzo di p, ne prendo il contenuto, questo è l'indirizzo di memoria, vado a questo indirizzo di memoria, scrivo il valore 75. Ragazzi, ma uno potrebbe dire, ma perché devo fare tutto sto giro? C'ho n, c'ho il valore dove sta, perché lo faccio? È chiaro che nello stesso blocco di codice questa roba avrebbe un significato limitatissimo. Cioè, qua o scrivo asterisco p75 o scrivo n uguale 75, è la stessa cosa. Ragazzi, ma di fatto, quando noi usiamo il tipo reference nelle funzioni, quello che stiamo facendo è esattamente questo. La variabile reference null'altro è che se non un puntatore. Dove però, piuttosto che scrivere questa roba così che ci dà un poco fastidio, noi usiamo direttamente il simbolo del reference. Ragazzi, tenete conto che nel linguaggio C il tipo reference non c'era proprio,
e bisognava scrivere così nelle funzioni. Nel linguaggio C++ è stato invece introdotto il tipo reference che ci permette di semplificare la notazione. Io posso anche avere un puntatore a puntatore. In questo caso faccio un doppio giro. Scrivo int uguale 100, int asterisco ptr1 uguale all'indirizzo di int. Cioè sto mettendo in questo puntatore l'indirizzo di int. Qua scrivo puntatore a puntatore ptr2 uguale a indirizzo di ptr1. Qua posso fare un doppio giro per arrivare alla stessa variabile qui che si trova in memoria. Ragazzi, il concetto di puntatore a puntatore risulta ancora meno chiaro intuitivamente rispetto al concetto di puntatore. Che mentre nel concetto di puntatore abbiamo capito che è riferito all'area di memoria in una chiamata a funzione, il concetto di puntatore a puntatore sembra una cosa un po' meno chiara. Per il momento prendetela come definizione, poi vi farò vedere con un esempio qual è l'applicazione del tipo puntatore a puntatore. Però per farvi capire questo esempio vi devo prima introdurre il concetto di allocazione dinamica della memoria, e sulla base di questo concetto sarà chiarissimo perché mi serve un puntatore a puntatore. Per il momento prendetela come definizione. Adesso finalmente andiamo a capire meglio qual è il legame tra puntatore e array. Gli array sono implementati mediante puntatori. Il nome di un vettore è un puntatore al primo elemento dell'array. Il nome di un array però è una costante puntatore, non una variabile. Cioè non ne posso cambiare il valore. Allora ragazzi, questa definizione è fondamentale, perché questo concetto del legame tra puntatori e array ce lo troveremo per una buona parte di questo corso. Allora, per farvelo capire in maniera più chiara, voglio farvi vedere un esempio con il compilatore. Quindi lasciamo questo come concetto. Da un punto di vista teorico ci torniamo la settimana prossima. Ora però voglio farvi vedere un esempio numerico per farvi capire esattamente questo legame. Allora, ragazzi, guardate questo pezzettino di codice che ho scritto. Allora, ho definito un vettore, chiedo all'utente, questo è un vettore n, una costante che vale 100, che si trova nel leader file, ho definito una variabile riempimento, chiedo all'utente di mettere la dimensione del vettore e l'utente mi mette il riempimento. Dopodiché inserisco gli elementi del vettore. Allora, adesso produco questa stampa. L'indirizzo dove comincia il vettore è v. L'indirizzo dell'elemento v di 0 è indirizzo di v di 0. Che cosa vi aspettate di vedere al video? Se la variabile v è una variabile di tipo puntatore, che contiene l'indirizzo di memoria dove comincia il vettore, questo stesso indirizzo di memoria è anche quello dove comincia l'elemento v di 0.
Quindi mi aspetto che quello che è scritto nella variabile v è proprio l'indirizzo dell'elemento v di 0. Andiamo avanti. In questo ciclo io faccio stampare il valore dell'elemento v di i e faccio stampare anche l'indirizzo dell'elemento v di i mediante l'istruzione cout indirizzo di v di i. In questa maniera possiamo osservare come il vettore è allocato in memoria. Allora, facciamo un attimo una compilazione, eseguiamo questo codice. Allora, immettiamo la dimensione del vettore, per esempio 5, immettiamo degli elementi, che sono 45, 9, 0, 2, 4. Allora, che cosa ci viene prodotto? Immetto gli elementi del vettore, l'indirizzo dove comincia il vettore è, ragazzi, 0x vuol dire che questo è un numero esadecimale. È 61FD88 esadecimale. L'indirizzo dell'elemento V di 0 è 0x61FD88. Quindi abbiamo capito che se io mi faccio stampare a video il contenuto della variabile V, all'interno della variabile V c'è scritto l'indirizzo di memoria dove comincia il vettore. Questo indirizzo coincide con l'indirizzo del primo elemento, cioè dell'elemento v di 0. Poi mi faccio stampare i vari elementi. Allora, v di 0 uguale 45, l'indirizzo di v di 0 è proprio questo. V di 1 uguale 9, l'indirizzo di v di 9 è questo. Ragazzi, qual è la differenza tra questi due indirizzi? 4 byte in aritmetica esadecimale. Vedete, da 88, da 88 si passa a 8C. Perché? 9, 10, 11, 12. In aritmetica decimale, dopo il 9, abbiamo A, B e C. Quindi A è 10, B è 11, C è 12. Quindi questo è l'indirizzo più 4 byte, perché gli interi stanno su 4 byte. Il successivo, da 8C si arriva a 9,0, altri 4 byte. 9,0, 9,4, 9,4, 9,8 e così via. Allora, vedete come il vettore è allocato in posizioni consecutive della memoria. Per un elemento di tipo intero mi servono 4 byte, quindi questa è tutta l'area di memoria associata al vettore. Nella variabile v c'è scritto l'indirizzo dove comincia il vettore, questo indirizzo coincide con l'elemento v di 0. Allora, riassumendo, e poi su questo ci continuiamo la settimana prossima, il nome di un vettore è una variabile di tipo puntatore, ma una variabile particolare, perché il compilatore gli scrive dentro l'indirizzo di memoria quando riserva spazio per allocare il vettore. Ragazzi, questo è un puntatore costante, cioè il valore scritto nella variabile v non può essere modificato. Ragazzi, se io qui provassi a scrivere come istruzione, provassi per caso a scrivere se io scrivo V++, questa operazione che dovrebbe fare? Andare in memoria nella variabile V, che contiene il valore dove è stato allocato questo vettore, e incrementare questo valore. Ma V è un puntatore costante. Se provo a fare questo e a compilare, beh, qua non lo vedete, ma questa è l'informazione errore. L'errore gli dice, guarda, l'errore si trova in questa istruzione qua.
perché stai provando a modificare una variabile di tipo puntatore. Ma io potrei anche scrivere qui: ho definito un puntatore al a intero. Ragazzi, questa variabile pv ha la stessa natura della variabile v, tant'è che io qui potrei scrivere p uguale v, e qui dentro, una volta che ho scritto p uguale v, scusate, qui l'ho chiamato pv, dentro questo ciclo for io al posto di v potrei usare la variabile pv. Che cosa succede se faccio così? Esattamente lo stesso di prima, perché attraverso la variabile pv arrivo in memoria alla stessa area associata al vettore v e faccio esattamente le stesse operazioni. Va bene ragazzi, mi fermo qua, ci vediamo la prossima.